forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see, making new memories with me. Ciao a tutti, sono Filippo di TZ Fishing. Questo sarà il primo video all'interno di questo canale. Siamo tre ragazzi appassionati di pesca, principalmente la pesca al siluro, che sia spinning, a break line, a fondo, insomma un po' tutti i tipi di pesca, però prevalentemente incentivato su questo tipo di pesce. Questa sera siamo qui in un canale del nostro paese, abbastanza conosciuto dalle nostre parti. All'interno di questo canale c'è una vasta biodiversità di pesci, possiamo trovare luciperca, carpe, siluri, qualche carassio, sicuramente qualche bream e altri avanotti, insomma pesci di piccola taglia. Oggi stiamo pescando break line, abbiamo calato due canne lungo il corso d'acqua. Una cosa molto sbrigativa, senza l'utilizzo del gommone, siamo semplicemente andati sull'altra sponda, abbiamo legato, innescato e calato le nostre esche. Il tempo sembra buono, un po' di vento, oggi c'è stato un po' di bassa pressione, quindi probabilmente potrebbe aver stimolato un po' l'attività del siluro o comunque dei predatori in generale. Stiamo sfruttando queste ore dopo lavoro, siamo qui all'incirca dalle 5 e mezza, 6 di pomeriggio. Abbiamo finito di calare e legare le canne poco fa, ora sono le 20 minuti alle 8, cerchiamo di puntare sul cambio luce prevalentemente, quindi la fascia di tramonto e le prime ore di buio, quindi non faremo una vera e propria notturna qui, anche perché avevamo semplicemente due esche, le quali sono appunto state calate e non ne abbiamo altre, quindi se dovesse sbreccare una o l'altra canna resta su e insomma quando finiscono le esche ci va via. Come terminali abbiamo deciso di usare dei terminali con del nylon da 1,4 mm e con un piccolo finale intrecciato per avere una maggiore rigidità dell'esca all'interno dell'acqua ed evitare che con magari il trecciato possa andare un po' troppo dove vuole, rischiando di incagliarsi o andare ad incastrarsi da qualche altra parte. Le premesse sono state fatte, ora siamo qui, non resta altro che aspettare, ora ordiniamo una pizza perché cominciamo ad avere anche fame e speriamo che se mangiamo noi si decidano di mangiare anche i pesci. To me, I promise the darkness I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. 'Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
Allora, la pescata di ieri si è conclusa con due pesci di veramente piccola taglia, non è uscito nulla di interessante, comunque i pesci lì ci sono, l'attività c'era, solo che c'era prevalentemente, insomma, tanto pesce piccolo che si muoveva, ecco. E le prossime pescate, i prossimi video arriveranno, sicuramente magari in un fiume di maggiore portata e di maggiore importanza, e niente, speriamo che quel poco lavoro che abbiamo fatto, insomma, sia piaciuto e restate collegati.